Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il gameplay sul nuovo eroe Jonesy Bottino. Questo nuovo eroe, disponibile per 1800 di oro, si presenta con l'abilità destro mancino, allo sbaraglio e grido di guerra. Il suo vantaggio standard è aumenta i danni da colpo alla testa fino a un massimo del 50% in base alla tua percentuale di salute mancante. Il suo vantaggio comandante invece aumenta i danni da colpo alla testa fino al 50% in base alla tua percentuale di salute mancante. Inoltre le eliminazioni con colpo alla testa hanno 50% di probabilità di evocare un fantasma che colpirà un nemico vicino infliggendo 62 danni energetici base nel raggio di 0,5 unità. In pratica questo è l'opposto del ritorno di fiamma, possiamo dire. Se con il ritorno di fiamma il nostro obiettivo è appunto tenere la salute alta per appunto andare a aggiungere la percentuale di salute al prossimo colpo con arma a distanza, Jonesy Bottino richiederà appunto di avere poca vita. Per questo semplice motivo non lo ritengo un eroe tanto viabile in zone alte, così come anche la sua perk comandante che evoca i fantasmi. Certo è molto divertente, l'animazione è molto bella, però essenzialmente non è una cosa che potremo sfruttare a livelli alti. Vi consiglio di provarlo se volete provare qualcosa di nuovo su Salva al Mondo, nel frattempo che comunque non abbiamo molti contenuti, potrebbe essere qualcosa di carino, ma allo stesso tempo non vi consiglio di tirarlo su, in quanto comunque le sue perk non sono molto favorevoli. Anche andando a inserire questo stesso eroe in un'altra build, comunque richiederà sempre la percentuale di salute mancante. Molte volte però ci capita di essere senza salute, magari avere poca vita e lo scudo pieno. In quel caso potrebbe fare al caso vostro. Anche se comunque, ve lo ripeto, come si dice in questi casi? Penso sia solo un eroe tappabuchi, tanto per perdere tempo. La skin è meravigliosa, qualcosa di sensazionale. Sinceramente avrei preferito che gli mettessero qualche altra abilità per renderlo anche più usufruibile. Ora bello il gameplay, lo proviamo eccetera eccetera, ma in un futuro non vedo come possa tornarci utile in qualche build. Comunque, nel frattempo, potete aprire i Lama Selvaggio West, che garantiscono almeno un eroe o un'arma ad avancarica di livello epico o superiore per un periodo limitato. E le armi ad avancarica sono queste qua: la duellante, il dragone, la vecchia Betsy, lo schioppo, il cannocchiale, il lancia bowling, Sir Hootie, amo da pesca, castigamatti, corsaro e vendetta di Jack. E questi sono gli eroi che è possibile trovare: Rio primo colpo, Penny tecnologia vintage, Ken infiltratore, Lince frammento selvaggio e Calamity mano lesta. Tutto ciò al costo di 500 caramelle. Comunque, vi chiedo scusa se questo video dura poco, ci tenevo giusto a dire la mia opinione sull'eroe e comunque a mostrarvelo. Se avete domande siete liberi di farle nei commenti. Io vi ringrazio di aver guardato il video, noi ci vediamo direttamente domani. Bella bella! I was just a